Nuove disposizioni sanitarie per chi rientra dall'estero. Il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che prevede il test molecolare o antigenico con tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il presidente della regione, Donato Toma, approfondirà l'argomento nella prossima riunione dell'unità di crisi e non esclude di applicare una propria ordinanza, ancora più restrittiva. Chi rientra o ha transitato in queste nazioni, se non è stato sottoposto nelle 72 ore antecedenti a tampone molecolare, deve sottoporsi negli aeroporti o nei porti a tampone molecolare oppure presso la ASL di residenza entro 48 ore dall'arrivo. Fino a quando non avrà l'esito del tampone dovrà rimanere a casa. Io porrò all'attenzione dell'unità di crisi che ho convocato per stasera alle 19 questa ordinanza, perché ritengo che vada resa un po' più restrittiva. Stasera ne discuteremo, perché io vorrei che chi rientra fosse sottoposto anche ad un secondo tampone che ci renda tranquilli sul periodo, il periodo di 4-5 giorni che è considerato il periodo finestra, cioè il primo tampone potrebbe risultare negativo e il soggetto si potrebbe positivizzare dopo 4-5 giorni. Vorremmo evitare questo rischio, vorremmo abbassare quanto più possibile il rischio per chi rientra dalla Grecia, dalla Spagna, da Malta e dalla Croazia. Durante il vertice Governo-Regioni si è discusso anche dei rischi derivanti dagli assembramenti e dai festeggiamenti di Ferragosto. In Molise discoteche chiuse, dice il presidente Toma, e massima attenzione al distanziamento e al rispetto delle normative anti-Covid. Noi le discoteche non le riapriamo, quindi già sotto questo profilo è un primo atto di gestione. Per il 15 agosto non penso di riaprire alcuna discoteca. Ci stiamo riflettendo per il periodo successivo insieme al governo e agli altri presidenti. Vedremo come gestirla. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, se tutti terranno la mascherina nei luoghi chiusi, se saranno debitamente a distanza oltre un metro nei luoghi all'aperto e non faranno assembramenti, saremo tutti più tranquilli e ci potremo divertire senza avere pensieri successivi.